Carissimi, il Signore vi dia pace. E ancora buona Pasqua a tutti. Ci troviamo nella seconda domenica di Pasqua, nella quale la Chiesa celebra la festa della Divina Misericordia voluta da San Giovanni Paolo II. E ci troviamo nel tempo pasquale che, come sappiamo, avrà la durata di 50 giorni fino all'evento glorioso della Pentecoste, tempo nel quale continuiamo a respirare il profumo della risurrezione di Gesù e ad essere illuminati dalla sua gloria che ha vinto la morte. Oggi ci troviamo all'interno di una casa, perché anche il Vangelo ci richiama all'interno del cenacolo, dove i discepoli sono chiusi dopo la risurrezione di Gesù. E siamo ospiti del nostro carissimo Giorgio Fratantonio, che ci terrà compagnia, come sempre, oggi in modo speciale. Bene, adesso subito diamo la parola al Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua e poi, come sempre, ascolteremo il commento a questo stesso Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Ti rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Bene, dopo la lettura, questo passo del Vangelo, proviamo ad entrare nel vivo, almeno in parte, di questo bellissimo racconto sull'apparizione di Gesù ai suoi discepoli. Il primo giorno della settimana, questo giorno adesso scandisce la storia di quella comunità, di quegli uomini che per paura adesso vivevano rannicchiati in quel luogo, al chiuso. Gesù entra a porte chiuse, non sono loro che spalancano le porte a Gesù risorto, ma è Gesù risorto che entra in mezzo a loro. Gesù fa vedere i segni della sua passione, perché questi sono i segni della verità di quel fatto, sono i segni della morte vera di Gesù. Gesù non ha fatto finta di morire, è morto. Gesù non ha fatto finta di soffrire, ha sofferto. Gesù dona la pace, come a dire che adesso tutto, in quella presenza tutto è passato.
tutto è dono che pacifica quella comunità. In questo dono lui si fa sperimentare, si fa conoscere, però al centro di questo racconto oggi c'è la figura di Tommaso, una delle figure più belle, potremmo dire uno degli apostoli più interessanti della comunità, di tutta la comunità apostolica. Tommaso non era con loro quando venne Gesù. In un certo senso Tommaso ci rappresenta, perché anche noi non siamo stati presenti a quell'evento. E Tommaso, quando sente l'annuncio da parte degli altri apostoli, sente questo annuncio: abbiamo visto il Signore. Lui dice: se io non metto il dito nel suo costato, nelle sue piaghe, non crederò. In effetti Tommaso sta chiedendo di fare esperienza anche lui. Tutti gli altri hanno creduto perché hanno visto, hanno sperimentato il Signore. Ecco perché Tommaso ci rappresenta nel cammino della fede. La fede è in parte come un'eredità che altri ci hanno trasmesso, in parte è un'esperienza propria. Quindi Tommaso chiede di fare l'esperienza, ed è bellissimo che 8 giorni dopo Gesù ritorna, dopo aver salutato nuovamente i suoi, immediatamente si rivolge a Tommaso, come a dire: adesso sono venuto qua per te, adesso mi faccio sperimentare da te. Quindi possiamo dire che non c'è nessun rimprovero. Gesù si avvicina a Tommaso per renderlo partecipe di questo evento, e poi chiedendo di diventare un credente, ma chiede di diventare un credente attraverso l'esperienza concreta e attraverso anche l'annuncio che la comunità apostolica aveva fatto a lui. Allora potremmo dire che questi sono i due elementi della nostra fede. Noi crediamo perché qualcuno ci ha trasmesso questo evento, ma poi crediamo perché noi stessi facciamo esperienza del Signore risorto. E questo è il giorno del Signore. Ogni 8 giorni il Signore viene a visitarci, viene a visitare la sua Chiesa e si fa sperimentare. Vi salutiamo. Il Signore vi benedica e vi custodisca, vi mostri il suo volto ed abbia misericordia di voi. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi dia pace.